L'azienda della famiglia Gallina è stata sempre sensibile a tutto ciò che riguarda l'abitare. Io sono ospite di Arredi Gallina da molti anni e questo negozio, lo dico per ridere, ma non tanto neanche, è una cosa molto seria, e forse cioè l'unico negozio che abbia conosciuto che tiene dei libri veri a corredo della propria merce. E mi fermo qua accanto ai miei quadri spesso anche a leggere dei testi anche molto nuovi. E la famiglia Gallina è stata sempre molto sensibile alla dimensione culturale della propria operazione. L'arte testimonia di un percorso di sensibilità. Il nostro tempo è molto assuefatto all'idea della sensualità e si è allontanato dall'idea della sensibilità. La sensibilità è quella che invece ci permette di svilupparci, di umanizzarci, e questo avviene attraverso la scelta di ciò che ci circonda, quindi i mobili che fanno la nostra storia, la nostra vita quotidiana, ma anche i quadri che parlano della nostra anima. Il vero senso della collezione non è quello dell'investimento, ma è quello della simpatia, di questa vicinanza che si ha con l'immagine che sta all'esterno di noi, ma in effetti parla di ciò che ci abita. E questo è molto bello, questo qua significa anche una crescita del nostro spessore umano. Il mix, allora, il vino nella storia del Mediterraneo è una presenza importantissima, parla della convivialità, crea la memoria dell'amicizia, devo dire costituisce anche l'effervescenza della vita, stringe i cuori, lega le amicizie. E se poi lo mettiamo in un ambiente in cui si sposano arte e abitare, noi capiamo che c'è un piccolo miracolo che congiunge storia personale e storia universale. Qui si incontrano persone, si fanno le amicizie, si incontrano anche esperienze eterogenee. Da questo punto di vista l'ospitalità della famiglia Gallina nel suo negozio è proverbiale, senza piaggeria, devo dire che in qualche modo possiamo dire che si respira l'Europa. Questo è un grande negozio che ha pochi pari in Sicilia, però troviamo in questi ambienti ospitalità, cultura, sensibilità, devo dire anche familiarità, che è un termine oggi forse un po' dimenticato.